3, 2, 1, purissimo! Ciao a tutti, lui è lui! E lei è Sofì! E questo è il quarto giorno che passiamo insieme! E anche oggi è una nuova avventura! Aspetta, devo fare la intro. Prendi! Ti riprendo, vai! Che devi fare? Sofì! Sai una cosa? Non sei a fuoco! L'ho fatto malissimo! Aia, basta! No! Lui, questa è una stanzetta, io qua ci dormo! Ma tu mi puoi bagnare, io non ti posso bagnare! No, perché tu sei l'ospite! Devo essere 30 video di merito bagnato? Sì, perché devi rispettare! Flip, bottle, flip! Indovinello per lui. Ho appena messo una crema profumata nuova, perché io sono un amante delle creme profumate. Lui, indovina che crema è? Non lo capisco. Dai, è facile. Al... dammi un indizio. Inizia con la C. Cacca. Cocco. Cocco bello. Cocco bello. Ragazzi, oggi abbiamo intenzione di fare qualcosa che è davvero fuori da ogni schema idea, una cosa folle che non so se riuscirà. Sofì, che stai facendo? Volevo entrare dentro il tuo sguardo. No, per capire cosa dobbiamo fare. Dammi la videocamera. Ok. La cosa folle di cui parla lui, che andremo a fare oggi, è riempire la piscina di gonfiabili. Avete capito bene? È il mio sogno di una vita, riempirla piena piena di gonfiabili. Oh mio Dio. Aspetta, vieni qua Sofì, prima dovevo dire una cosa, devo fare. Puoi tenere la videocamera? Sì. No, lui io peso tantissimo, ma come fai a prendermi? Guarda che mangio un sacco di pizze. No, infatti. Ecco, infatti. Non è un problema, non sei pesante. Mi sa che tra qualche giorno non potrei più farlo. Che sta facendo? Sì, sto uscendo con lui. Sì, mangio fuori. So, ma che stai facendo? Aspetta, sono al telefono. Ma che, okay. Con chi parli? È una banana. Ah, credevo fosse il telefono. Niente. Scusa. Allora, prendo i miei occhiali nuovi. Tieni, mettiti i miei. Tu mettiti i miei. Adesso sei sexissima. Anche tu. Yeah. I tuoi occhiali sono normali, non sono per niente particolari. I tuoi che hanno i raggi X? Sono rosa, sono bellissimi e sono miei, sono stupendi. Erano tuoi. No, facciamo cambio, dai. No, dai. No, i miei occhiali. Ai. Siamo arrivati nel luogo dove compreremo i gonfiabili. In realtà non lo so se li vendono, perché dove si comprano? Scusa, tu non sei sicuro che qui li abbiano? No. Ma come? E infatti siamo alla ricerca di questi gonfiabili. Dai, proviamo qui, vediamo sì, se li troviamo. Andiamo. Forse li abbiamo trovati. Sì. Io non ti conosco. Niente da fare, ragazzi, ci eravamo sbagliati evidentemente, non abbiamo trovato quello che cercavamo. Ed eccoci qui, ne abbiamo presi alcuni, ci siamo riusciti. Presi materassini, però serve qualcosa per gonfiarli, perché io non credo che con il nostro fiato riusciremmo mai a gonfiarli. Sono troppo. No, quindi andiamo. No, lui non mi interessa, dobbiamo per forza prendere questi. Sono dei cuccioli di delfino, di pinguino, che galleggiano sempre, sono bellissimi. Va bene. E tieni anche questo, ci servirà per gonfiare tutto quello che abbiamo comprato. Già. Sofì, tu vai a pagare nel frattempo, io arrivo. Guardate cosa ho trovato. Finalmente mi potrò vendicare per il suo estintore, che è sempre lì a spruzzarmi la mattina. Adesso vediamo chi ride in piscina. Casa dolce casa, siamo arrivati. Sarà bollente lui. Tu sei pazzo, lo sappiamo tutti. Scoppino mio. Dove sei stato? Va, portami con te. Ma sei bravissimo. Vai velocissimo. Wow. Ho imparato grazie ai vostri consigli. In tanti mi avete detto innanzitutto di salire contemporaneamente con entrambi i piedi, di scendere sempre da dietro, perché scendi davanti calci. E quindi piano piano, tra una caduta e un'altra, ho imparato. Puoi fare un giro a me? Oui, anch'io voglio giocare. Dai, andiamo a gonfiare i gonfiabili. Andiamo. Eccoci finalmente qui in piscina, ragazzi. C'è caldissimo, non vedo l'ora di fare un bel tuffo. Abbiamo qui tutto il nostro materiale e adesso dovremo gonfiare tutto. No. Non la rompere, perché non ne abbiamo altre. Stupido.
funziona! Yeah! Ecco qui tutti i nostri materassini. Andiamoli a gonfiare. Andiamoli? Gonfiali, forse vuoi dire. No, pure tu, dai, aiutami. Certo che no. Non so neanche da dove si gonfia. Dove? Ma cos'è un telomare? Tofi, ho comprato un telomare, no? Wow. Un materassino. Ecco qua. Dai, devi fare così. Bravo. Sì. Sofì non si sta gonfiando per niente. Sì, dai, si sta gonfiando. No, esce di qua l'aria. Non lo rompere. Credo di averlo già rotto. Bene. Siamo quasi al primo materassino. Dopo un'ora, tra l'altro, ne abbiamo un'altra dozzina da gonfiare. Staremo 3 giorni. Io ho gonfiato questo intanto. Guardate che carino. Cucciolino. Siamo migliori amici. Finito. Ecco il primo. Bello che è pronto. Ne mancano solo altri 10. Yeah. No, dai, si è rotto. Io lo sapevo. Ma cos'è diventato? Un richiamo per canarini. No. Sofì, tu continua a gonfiare che io ti vado a prendere un po' d'acqua fresca, ok? Acqua fresca. Ta-da! Andiamola a riempire. Sofì. No, lui. Sì. Ah, no. Ti sei dimenticata del tuo estintore giocattolo che ogni mattina mi bagni tutto? Lasciami in pace. Questa è la mia vendetta. Aiuto, aiuto. Sì, veramente era che ci penso. È abbastanza rinfrescante, rifallo. No, aspetta, non è che ti deve piacere. No, Sofì. Mi però. Ecco qui tutti i nostri materassini. Andiamo a metterli in acqua. Wow. I cuccioletti. Arrivano i pinguini. Perché non stanno dritti? Non lo so. Si chiamano sempre in piedi. E per ora non mi sembrano in piedi. Sofì, basta giocare con quel pinguino, vieni qua. Deve stare in piedi, perché stai così sdraiato? Ma perché abbiamo comprato tutti questi materassini e li abbiamo messi nell'acqua? Perché abbiamo pensato un gioco fighissimo. Un gioco inventato da noi, ovvero l'acqua e lava. Esatto, avete capito bene. Noi saremo in acqua e dovremo saltellare da un materassino all'altro per non cadere in acqua, che appunto è lava. Quindi proveremo ad attraversare tutta la piscina senza toccare l'acqua. Ci riusciremo? Non lo so, ci proviamo adesso. Sì. Sarò il primo io ad iniziare, quindi... Vai! Non so se ci riuscirò mai. Lui, ma lo fai con la maglietta? Ma tanto non mi bagnerò mica. Sono un professionista. Vai! 3, 2, 1, fuori! Complimenti, lui! Tu ti sei lanciato! No! Dai, hai un altro tentativo. E mi sa che mi sono bagnato la maglietta. Non avevamo dubbi. Devo fare il percorso, un attimo. Non puoi aiutarti più di tanto. Via! È impossibile! Incapace! Loser! Ma cosa vuoi fare? Cosa? Loser! Ce l'ho fatta! Ma cosa? Vuoi provare tu? Sì, tocca a me. Ci siamo! Sei pronta? Sì! Vai! L'acqua è lava! Ma cosa credevi di fare? Sogno di una vita. Ma se mettessi 2 materassini uno sopra l'altro? Sì. Secondo te riuscirei a galleggiare in piedi? Ci proviamo subito. Provaci. Sofì, io credo che quello che tu voglia fare sia impossibile. Ci provo. Secondo me funzionerà. Allora, preparazione. Questa è la preparazione? Sì. 1, 2. Credo sia tutto inutile. Però adesso salgo su questi 2. Sono su 2 materassini. Sofì, ho avuto un'idea io. Esci fuori dall'acqua senza farti male. Ho pensato che posso mettere tutti i materassini che abbiamo uno sopra l'altro, fare una torre e sedermici sopra. Che esperimento, ragazzi, sarà stupendo. Vai, provaci. No. Non era questo l'esperimento. Uno così. No, vieni qua. Lui, non ti vedo più. Sono qua. È caduta. Io ti consiglio di mettere meno materassini. Va bene così? Devi per forza metterli tutti? Sì. No, fermo. Guarda che cadranno di sicuro. Non cadrà nulla, Sofì. Fai fare a me, ci penso io. Vieni qua. Sono emozionato. Vai. Geniale. Ciao. Ma che fai, Luigi?
Mi sa che questa battaglia l'hanno vinta i materassini. Sono troppo più forti di me. Credo in fondo Sofia abbia capito come godersi davvero questi materassini. Ta-da! Un ombruco meccanico. Ops. No, Tregua. Va bene. Ma comunque speriamo anche questa giornata folle insieme vi sia piaciuta. Clicca il bottone qui sotto per iscriverti e far parte del team Trote. Clicca qui per vedere il video di ieri. E noi ci vediamo domani con una nuova folle avventura. Ciao. E con tutti questi materassini che ci devo fare ora?